Ciabattes.it per il suo film numero 12, Terry Gilliam ricomincia da zero, anzi da The Zero Theorem, titolo della sua ultima fatica da regista, dodicesima se consideriamo l'esordio Monty Python and the Holy Grail 1975, co-diretto con Terry Jones quando Gilliam era uno dei Monty Python, se consideriamo quel film come suo primo film da regista, beh sì, l'ha co-diretto. Quindi sono passati tanti anni, sono passati tanti film, una dozzina, 12, e con The Zero Theorem Gilliam fa un film autolesionista, chiodi nel cervello, molto faticoso, un po' come i più difficili della sua filmografia, i più ostici, i più dolorosi e anche da affrontare, da vedere, da pensare, e cioè Tideland, e cioè Paura e Delirio a Las Vegas, per esempio. The Zero Theorem è un po' un Brasil parte seconda, ma è anche un Brasil che parte per la tangente. Vediamo un impiegato, un impiegatuccio di una corporation gigantesca che controlla il mondo come Il Grande Fratello di 1984 di Orwell, quindi sì, siamo molto dentro Brasil, e il nostro Sam Lowry era il protagonista di Brasil, interpretato da un grandissimo Jonathan Pryce, che avete apprezzato recentemente in Trono di Spade, e che per me e Bernie è il sosia dell'ultimo Papa al Vaticano, di Papa Bergoglio. Questo Coelet in The Zero Theorem è il Sam Lowry del 2016. È un impiegatuccio, lo interpreta Christoph Waltz, non ha il suo sorriso irritante, non è insopportabile come nell'ultimo Spectre, e quindi è anche bello The Zero Theorem per come finalmente ci ripropone un Christoph Waltz che non vogliamo uccidere dopo il primo fotogramma, ma che anzi vogliamo seguire per capire che cosa gli passa per la testa. È una testa pelata, quindi è un Christoph Waltz completamente rasato che vive in questo futuro distopico, è inseguito all'inizio del film non tanto dalla corporation management quanto dalle pubblicità. È divertente il ritorno a casa, e Gilliam, che non c'ha quasi una lira per questo film, si gioca tutte le sue carte divertentissime di grafica in questo, diciamo, tragitto di Cohen verso la sua casa dall'inizio del film. È inseguito dalle pubblicità, è un futuro distopico in cui anche la pizza che ti arriva a casa ti parla, è una gag piuttosto geniale. Ma una volta che lui arriva in questa casa chiesa, perché la casa in cui vive Cohen è una sorta di cattedrale nel deserto di un futuro in cui tutto è colorato, tutto è volgare, tutto è estremamente rumoroso e tutto è invadente, soprattutto i commercials, che è un'ossessione di Terry Gilliam, una volta che arriva in questa sua casa chiesa, Cohen deve scoprire il senso della vita. Ricorda qualcosa? Sì. E il senso della vita è un lavoro che gli viene dato, ma ti devi divertire al lavoro. Il lavoro è come un videogame. Altra idea geniale. Gilliam vede tutti noi, vede tutto il mondo appassionato, anche metropolitana, a giochi e videogame, quindi ha questa grande intuizione da genio del cinema, qual è? Cioè il lavoro è un gioco. E quindi Cohen parte per questo lavoro che ricorda anche Tetris, di cui non capiamo assolutamente nulla, e che riguarda una cosa, diciamo, non minima, e cioè il senso della vita. Management, la corporation Grande Fratello che controlla tutto, ci sarà un grandissimo cameo di Matt Damon, management gli chiede, trova il senso della vita, perché vuole questo? E Cohen, Let, che parla al plurale, dice noi, come Gollum, e che è antipaticissimo, perché vedete, è una cosa su cui io, vabbè, ossessivamente torno spesso. Una delle tante cose che adoro della poetica di questo immenso genio del Minnesota al secolo Terry Gilliam è il fatto di proporci dei protagonisti che non dobbiamo amare per forza. Guardate, per me è una cosa politica, cioè l'identificazione tra protagonista e idea di un film ci porta molto spesso ad appiattirci sull'idea stessa che quel film ci vuole imporre attraverso il protagonista, il suo carisma, anche il fascino di un attore. Gilliam va assolutamente controcorrente e l'ha fatto tante volte. Per esempio Brasile è un film che ci insegnava quanto Sam Lowry fosse un coglione e quanto fosse pericoloso vivere con la testa tra le nuvole, come faceva Sam. Questo film anche ci propone un protagonista, e tu lo devi amare? Devi amarlo come in una pubblicità? No! Lo devi mettere in discussione e devi capire anche quello che capirà Cohen Lett, cioè, il finale è delirante. Brasil in confronto è un film semplicissimo, perché è un film semplicissimo, invece The Zero Theorem tu esci che fai, oh mio Dio! E questo infatti ha portato il film a essere un fiasco commerciale drammatico e a farlo arrivare in Italia, paese che adora
Terry Gilliam, perché Gilliam è un po' anche italiano, no? Lo sapete, vive in Umbria da anni, ha portato questo film ad arrivare da noi 3 anni dopo la sua presentazione in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia del 2013. Ma questo è un anno importante per il nostro Terry, perché quest'autunno, forse lo diciamo perché non si sa mai, forse ci sono le riprese di The Man Who Killed Don Quixote con un cast nuovo fantastico, con Michael Palin, ex Monty Python, e con Adam Driver e Olga Kurilenko. Quindi, insomma, The Zero Theorem, per capire Gilliam, per capire Don Quixote, per capire tutto questo caos, bisogna andare a vedere questo film, dove Christoph Waltz, la cosa più interessante forse di tutto il film, è che non vuoi uccidere Christoph Waltz dopo un secondo dell'inizio del film, ma vuoi anzi capire che cosa gli succederà. Film interessantissimo su noi. Su Coenlet e sul delirio d'onnipotenza nel quale possiamo cadere, anche nello scontro idealistico contro il sistema, e questo è tutto il fascino autolesionista e autocritico di un genio di nome Terry Gilliam. The Zero Theorem! Fatica però, eh? Ciao, Bethesda.